Scadrà il 31 marzo il tempo per presentare le domande di manifestazione di interesse per i progetti di vita indipendente e per progetti di vita indipendente per il dopo di noi. L'avviso pubblico approvato dalla Regione Puglia con determina dirigenziale numero 37 è rivolto a tutte le persone con disabilità residenti in Puglia da almeno 12 mesi, in età compresa tra i 16 e i 66 anni. L'obiettivo intorno a cui si struttura l'avviso regionale è favorire l'autonomia delle persone con disabilità che risiedono nella regione. La misura è volta alla costruzione e alla realizzazione di un progetto globale di vita indipendente attraverso il finanziamento di quelle misure e tecnologie necessarie per sviluppare l'autonomia e abbattere le barriere non solo architettoniche ma anche immateriali, utili all'inserimento socio-lavorativo e alla valorizzazione delle proprie capacità funzionali nell'agire sociale. Due le linee di intervento previste: la linea A, con un finanziamento di progetti in favore delle persone con disabilità grave, non derivante da patologie strettamente connesse all'invecchiamento, tali da non compromettere totalmente la capacità di autodeterminazione, e la linea B, con un finanziamento dei progetti individuali per le persone con disabilità gravi prive del supporto familiare, che abbiano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 23/11/2016, destinatari degli interventi ammissibili a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per il dopo di noi. Le istanze devono essere presentate esclusivamente online. La presentazione dell'istanza, inoltre, prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali del sistema pubblico di identità digitale.